Supplementari oppure eh sì, ormai sì. che partita è stata? Bene, è stata una bella partita, penso, no? Due belle squadre che hanno fatto, credo, anche un buon calcio. E peccato, però bisogna accettare il verdetto. Io devo solamente ringraziare i ragazzi per la prestazione, quindi usciamo a testa alta, abbiamo fatto, io penso, un bellissimo campionato per il secondo anno consecutivo, insomma, siamo riusciti a fare i playoff. Un secondo posto l'anno scorso, un quarto posto quest'anno, quindi sono stracontento di quello che abbiamo fatto. Bilancio più che positivo, Sì, sicuramente, dai. tanti giovani anche interessanti Tanti da giovani in campo e rilanciare. quindi no, io sono, ripeto, dispiace perché però quando poi giochi queste semifinali, ragazzi, come fuori, noi avevamo l'obbligo di vincerla. Peccato perché abbiamo fatto, magari abbiamo regalato questa punizione che si poteva evitare. Per giocarci un'altra mezz'ora e sono convinto forse avremmo anche vinto. Però, ripeto, abbiamo perso contro un bel Gamorrano, insomma, ecco. Però insomma, merito anche al Poggibonsi, abbiamo fatto una buona partita. L'episodio è stato determinante, poi ovvio Rubechini ha trovato questo Eurogol, ecco, quindi basta. Futuro, che c'è nel futuro di Fusci? Nel futuro di Fusci c'è quello di riuscire a trovare una realtà dove possa fare bene. In questo momento io credo da oggi sono libero, non ho saputo nulla, qui non c'è niente, quindi vediamo un po'. Vediamo, adesso è finito ora, quindi io non so quello che sarà della società, non so qual è il futuro, quindi sicuramente io credo che di aver fatto una bella gavetta, perché insomma io vengo da 3 anni di prima categoria, 6 anni di eccellenza, 3 anni di Serie D, uno di circonderba. Mi piacerebbe poter allenare in Lega Pro, oppure se riesco a trovare una buona Serie D per poter fare un anno importante, mi piacerebbe un anno vincere.